La parola park out mi evoca un senso di libertà, di partecipazione, di essere insieme in un posto bello, ricreato. Ti direi prova ad utilizzare questo spazio, perché è stato creato con amore, è stato creato con un pensiero, no? Da altri giovani che hanno investito tanto su questa creazione, perché dietro ci sta un'idea dello stare bene con il nostro corpo, ma dello stare bene anche insieme ad altri che fanno questa stessa cosa, e in qualche modo questo benessere ricostruito, voluto, cercato, ha anche una grande influenza su quello che è il nostro benessere mentale. Per migliorare questo equilibrio noi dobbiamo sviluppare un'altra parte di noi, che è quella legata al sistema della sicurezza, sviluppando una resilienza anche fisica, una capacità di stare anche con la fatica, ma anche con l'idea che questo sviluppa dentro di me una forza, una resilienza. Questa è anche un po' l'idea che mi piace tanto di questo progetto, che non è solo un'esibizione, no? Ma è l'idea di, attraverso questa disciplina, trovare davvero qualcosa che è un equilibrio, che ha un valore non solo per il fisico e non solo per i ragazzi, ma per tutti noi. Abbiamo bisogno che i nostri giovani sappiano anche indicarci delle strade di resilienza che a me sembra ogni tanto come adulti abbiamo un po' perso. Sto dicendo a tanti ragazzi che incontro nel mio lavoro, ma in questo momento penso che ci porterei le mie colleghe, perché come me siamo un po' provate da tutta questa fatica e questo dolore che stiamo vivendo rispetto a tutto l'ambiente sanitario, e quindi mi piacerebbe con loro condividere qualcosa che ci mette anche un po' in una situazione non semplicissima, perché ci sono degli attrezzi, però mi sembra che possa esserci un uso anche molto libero, non così strettamente programmato da una tecnica. Può essere un modo per trovare degli equilibri diversi, il fatto di esporti un po', ma in un modo protetto e in un modo soprattutto condiviso.